La gravidanza di Meghan Markle è forse quella che ci sta facendo stare di più sulle spine. Sarà nato questo royal baby? Si continuano a domandare i sudditi. Purtroppo, per via della privacy che i duchi del Sussex hanno voluto per il loro primo nato, ancora non si hanno notizie. Probabilmente la nascita avverrà in casa, nella loro tenuta di Windsor. E presto sarà annunciata sul profilo neonato di Instagram della coppia. I tabloid inglesi e internazionali fanno la veglia notte e giorno per scoprire qualcosa. Tuttavia, oltre la nascita, anche il nome del /nuovo royal baby è molto atteso. In questi giorni, sul web stanno spopolando notizie riguardo la scelta del nome e gli scommettitori di tutto il regno si stanno scatenando. Vediamo di cosa si tratta. Allegra o Diana? Negli ultimi giorni c'è stato un picco di scommesse per un nome in particolare, Allegra. Nonostante sia un nome italiano, questo è il sesto in classifica dei più probabili secondo i bookmakers inglesi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Allegra è il nome che Lady Di avrebbe voluto dare a uno dei suoi figli se avesse avuto una femmina. Dunque, una bella lotta con Diana, il nome della nonna e madre di Harry è anche il favorito dagli inglesi. Non è affatto scontato, però, che il royal baby sia una femminuccia. Infatti, nell'eventualità fosse maschio, i nomi più gettonati sono Arturo e Albert, entrambi molto popolari nella famiglia reale. Meghan potrebbe essere in travaglio. Secondo Chris Evans, il noto presentatore britannico, il royal baby potrebbe essere nato in gran segreto. Questa mattina nel suo Virgin Radio Breakfast ha dichiarato: "So che il bambino è già nato. Non sono sicuro di quello che so, ma penso di sapere qualcosa. C'è più di un suggerimento. La regina è andata a visitare Meghan Markle e Harry, giusto? Ora, lei solitamente non lo fa. Questo è tutto ciò che sto dicendo. Il Sun di domenica rivelò in precedenza che la data di scadenza di Meghan Markle era il 28 aprile. Aspettiamo conferme sulla nascita della royal baby più atteso di sempre. Il principe Harry vola in Olanda, Meghan Markle ha già partorito. Il giallo della nascita della royal baby si infittisce. Dall'ambulanza parcheggiata di fronte Frogmore cotteggia la visita in incognito della regina Elisabetta e dei duchi di Cambridge.
Troppi gli indizi che portano a pensare che tra le mura di casa Sussex si voglia tenere il segreto della nascita del figlio di Harry e Meghan. Harry sarà in Olanda tra pochi giorni, il royal baby è nato. In molti pensano che il figlio di Harry e Meghan sia già nato e che la coppia voglia mantenere il segreto per goderne in tranquillità, come una qualsiasi famiglia normale. La scorsa settimana, però, tramite un comunicato stampa ufficiale, la famiglia reale faceva sapere che anche questa volta il protocollo verrà rispettato. Intanto, però, circola un'altra notizia per cui il giallo della nascita della royal baby si infittisce. Il principe Harry, infatti, ha dichiarato che il prossimo mercoledì, 8 maggio, sarà in Olanda per impegni ufficiali. Ecco allora che molti pensano che il figlio di Meghan Markle sia già nato e che Buckingham Palace non abbia ancora reso ufficiale la notizia. Altri ancora ritengono che l'8 maggio sia la data in cui si presuppone che il bambino sia già nato e che, pertanto, la scadenza sia molto vicina. In ultimo c'è l'ipotesi che nessuna di queste due sia vera. Il principe Harry, infatti, come ogni membro della Royal Family, fissa gli impegni della sua agenda molto tempo prima. In caso di eventi straordinari, potrebbe decidere di far slittare la visita in Olanda. Il protocollo verrà rispettato. Sulla gravidanza di Meghan Markle e la nascita della royal baby è stato detto di tutto. La moglie di Harry è stata etichettata come rivoluzionaria e contro le regole, non per ultimo per la scelta di vendere le foto del primogenito a Vogue. La notizia, però, sembrerebbe essere una bufala e nei giorni scorsi Buckingham Palace ci ha tenuto a comunicare con una conferenza stampa ufficiale che il protocollo verrà rispettato in ogni punto, anche se con sobrietà. Non bisogna dimenticare, dunque, che anche per Harry e Meghan vale il discorso che un figlio della Royal Family è un affare di Stato.